tutto in faccia proprio. Qua. Ok. Saluta. Ciao da Remo e Maria. Ce l'abbiamo fatta. Dopo diversi tentativi. Dopo diversi tentativi, anche diversi tipi di suicidi. Accendiamo il vario. Per raggi diversi. Sentiamo se ci tira su qualcosa. Rilassante. Bene, bene. L'unico che galleggia è lì. Abbiamo parecchio vento, scavalcare la montagna. Avremo un pochino di sottovento perché è come se stiamo dietro uno scoglio e l'aria arriva da qui, perciò stiamo sottovento, qui ci schiaccia un po', però è normale, eh? Non c'è nessuna cosa, siccome è poco il vento, più siamo accostati più c'è e meno quota perdiamo, capito? Ok, balliamo un po', ma vedi, lui è andato molto fuori perché non si fidava di essere attaccato, ma ecco, già abbiamo superato il punto X. Superato questo, ci attacchiamo nuovamente e cerchiamo di fare un... Anche perché qua... Vabbè, qua restiamo qua una volta atterrati qua. Una volta ho fatto un volo molto lungo. E poi sei ripartito. Sì. La cosa più brutta è quando da sterfa sotto. Ah, me lo stavo chiedendo prima infatti come si fa. Ma voi metti che fa? Ah, proprio così? Potreste anche voi quindi. Noi abbiamo una specie di catetere. Ah, ok. Beh, immagino non sia. Là c'è una termica, vedi? C'è una termica, mo andiamo a girare pure noi. Il boschista è andato di sotto proprio. Questo fuori mantiene una bella quota, bravo. Vediamo un po' se teniamo pure noi. Guardalo, guardalo Vittorio, aggressivo, eh? Sta riprendendo l'uscita di prima. Bravo. Sta a girare. Sì, girato a attaccare i costoni, eh. Vattene fuori a girare un po'. Va bene così. Ma devi capire che il vento arriva da
da nord-ovest e adesso sei andato a finire dietro. Qui va bene girare avanti, ma avanti. A sinistra ci stanno queste due vele qui a sinistra che stanno salendo, mettite là a salire, capito? Perché tu sei bello scarico, la vela è molto efficiente, non perdi quasi niente. Bello, i colori sono meravigliosi. Ti piace? Sì. L'importante è che ti piace. Sì, ho voglia. Solo che come vedi la giornata è proprio, non dico volta a termine, ma proprio giornata. Vabbè, tanto cioè, io non ho altri termini di paragone, quindi ti posso solo dire che mi piace e basta. Siamo contenti che ti piace. Ecco, questa è una bollicina, ma poca roba, poca roba. Mo ovviamente il vento arriva da qua, perché il vento arriva da qua, sta freddando soprattutto. Bello.
piace, insomma, sì, è una condizione fondamentale. È vero che abbiamo tribolato, però almeno... Vabbè, però ho visto una serie di situazioni che possono succedere. Ormai sei esperta. Vabbè. Dovrebbe farci risalire perché il vento ci sta spingendo proprio in quella direzione e vediamo che cosa succede. Ok, lo seguiamo. L'atterraggio è lì sotto, però abbiamo ancora un po' di quota, qui ce la giochiamo un po', però come vedi il sole è proprio finito e questa è una bella planata serale. Hai freddo? Un pochino, però ci sta bene. Si sopporta, no? Sì, sì. Ma anche in inverno si vola? Sì, sì, assolutamente. Montagna? Sì, dipende dalle giornate. Se c'è stabilità e c'è il sole, voli anche d'inverno, perché in realtà le termiche si formano per una differenza di temperatura, per cui anche lì, tra anche la meglio. Neve e la roccia, si forma comunque la differenza di temperatura e c'è comunque aria che sale e aria che scende. Vediamo se qui prendiamo qualche cosa, ma... Ciao! Qualcosa che sbatte qui, la troviamo, ma è comunque abbastanza catabatico il vento, cioè tende a scendere sì. Giù, si incanala, perché il terreno si è veramente raffreddato tanto. Sì, ma qua si raffredda il sole, attimo. Esatto, non è facile. E il volpone sì. D'Umberto lo sapeva. Lui è proprio Logaz qua. Vabbè, quindi ce n'è, non dico tutti i giorni ma quasi. Sono marsicano. Sì. Noi comunque un bel giro cerchiamo di farcelo. Meravigliosa, sì. Però non è che non tira proprio una mazza proprio. Vabbè, ma qua siamo alti, quindi penso che davvero le rocce si siano già raffreddate proprio. Qui c'è sta risucchiata sotto, l'aria calda da sopra va sotto, capito? Sì. Freddo sotto e sopra sì, è più sì. Caldo. Victor, bravo bravo, se vuoi tu, visto che c'hai la quota, puoi anche passare avanti a noi, dritto così, bravo. Ti vai a fare, diciamo, un passaggio sulla montagna dove c'è quella struttura metallica, ok? Ma devi sempre stare abbastanza alto per poi riuscire fuori e venire ad atterrare il sito che stiamo andando lì, capito? Qui se non sei salto se vuoi farlo puoi provare, fai un bel giro più largo del nostro e praticamente ti vai poi a raccordare dritto per dritto dove sto andando io. Di fronte al piazzale, quello che vedi lì sotto, c'è l'atterraggio, che sono quei campi verdi un pochino più a sinistra del piazzale, ok? Io mo faccio fare una cosa divertente a Maria, no, da noi abbiamo fatto freddo, planata e niente di divertimento. No, no, è bello, è bello. Adesso è più bello, dimmelo con le tue mani.
paio di giri di vite. Vediamo che succede. Com'era? Oddio, incredibile. Oh. Oddio. No. Sono tipo montagne russe reali. Cioè è abbastanza alto, se provi ad andare a sinistra prova ad attaccare il costoncino, quello sopra la parte metallica, secondo me lì un pochino d'aria che sale c'è, comunque la tua vela è molto 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 efficiente. Stai? Bene, bene. Sì. Dai ragazzi, che Maria si è divertita. Sì, ha voglia. Non male. Sì. Abbiamo fatto una scapicollata, però. Adesso, cara. Passi la tua croce, ci proveremo ad atterrare. Sì. L'atterraggio lo facciamo. La sicurezza. Allora, tanto lo sai. Mettiamo le mani fuori quando te lo dico io. Ah, sì, dopo. E poi ti tiro fuori dalla selletta, va bene? Cerchiamo di atterrare lì, vedete? Ci sono una serie di manichette a vento. C'è pure un po' d'aria, per cui dovremmo fare un bel atterraggio.